Allora, io sono Niccolò Torrini, sono consigliere del quartiere 1 e presidente della commissione innovazione ed efficienza. Il quartiere 1 ha posto molta attenzione nei confronti di internet e del fenomeno dei social network, anche perché riteniamo che siano dei fenomeni che vanno di stretto contatto con la politica, che ormai sono diventati di dominio pubblico non solo dei politici ma della stessa amministrazione pubblica, tant'è che noi siamo stati la prima branca dell'amministrazione pubblica fiorentina, anche del territorio, e credo uno dei pochi casi in Italia ad aver aperto una pagina Facebook istituzionale, quindi non del singolo politico ma dell'istituzione in sé per sé, che quindi parla a livello istituzionale ufficiale e riceve anche a livello ufficiale le segnalazioni e gli interventi dei cittadini. Per quanto riguarda invece la collaborazione che noi abbiamo creato con Toscana In, abbiamo organizzato dei corsi di computer, perché ovviamente se noi diciamo ci mettiamo su internet e su Facebook proprio per andare incontro ai cittadini nei luoghi in cui, come erano i mercati una volta, le persone vanno materialmente tutti i giorni, almeno una volta al giorno, bisogna anche rendere possibile a tutti la fruizione di questi strumenti. Quindi anche chi non sapeva usare internet lo abbiamo portato alla possibilità di conoscere e usare internet e Facebook, abbiamo fatto questi corsi di computer, abbiamo fatto un corso di orientamento al mondo del lavoro per giovani neolaureati, e poi è diventato anche un corso non solo per giovani ma anche per persone meno giovani che nel frattempo avevano perso il lavoro e quindi si trovavano un po' in difficoltà nel mondo del lavoro nel frattempo cambiato. E questo è stato molto bello perché questi corsi sono stati offerti da Toscana In gratuitamente, e quindi diciamo che l'associazione con gli imprenditori, i soci, le persone che professionalmente fanno queste cose non sono venuti a chiedere all'amministrazione pubblica ma sono venuti a offrire non solo un servizio per il quartiere ma un servizio per gli stessi cittadini, quindi cittadini che aiutano cittadini con la mediazione del quartiere. E questa è una cosa molto bella, un esempio di diciamo welfare fatto dai cittadini e non sempre un modello assistenzialista richiesto all'amministrazione pubblica, che vive sempre più momenti di difficoltà anche economiche.